Ciao, sono Jasmine, vivo in Toscana con i miei genitori Carlo e Giovanna. Fin da piccola sono stata brava a scuola. Mi ricordo che la mamma mi comprava sempre un lecca-lecca quando prendevo i bei voti. Alle medie ho iniziato a non essere abbastanza concentrata rispetto ai miei compagni. A mamma e papà irritava un po' questa cosa, però non capivo perché, alla fine non lo facevo apposta. Non mi sentivo capita dai miei compagni, eppure cercavo di unirmi a loro e al loro gruppo, però sembrava proprio che non mi volessero. Passavano gli anni, io continuavo a non riuscire a studiare e a non capire ciò che mi veniva spiegato. Passavano gli anni e le mie braccia erano sempre più viola e mamma era sempre più silenziosa e ansiosa. La prima superiore inizialmente è stata bellissima, ho conosciuto delle ragazze fantastiche. Loro erano bellissime e popolari, apprezzate da tutti i ragazzi del liceo. Purtroppo, nonostante mi fossi ambientata bene, continuavo a prendere insufficienze, ma solo quando ho ricevuto la lettera dal preside a casa ho capito che erano i guai. Mi avevano rimandato a 3 materie e mio padre era ancora più arrabbiato con me. Fino al giorno dell'esame ho continuato a sopportare e dopo l'esame sono stata bocciata. Le mie amiche non mi volevano più. Un giorno casualmente ho incontrato al supermercato la prof di italiano. Sembrava anche felice di vedermi. Mia madre in quel momento si è allontanata e la prof mi ha consigliato di rivolgermi al codice rosa. Mio padre mi picchiava perché ero dislessica, perché non ero come voleva. Mia madre si sentiva in colpa per avermi cresciuto così. Era papà che l'ha sempre convinta. Adesso ho 20 anni. Ho capito che bisogna dare peso alle cose che ci fanno stare male. Possiamo sempre allontanarci dalle persone che non ci amano. Non siamo sempre noi sbagliati, siamo speciali. Ho capito che le mani addosso non vanno messe a nessuno, a nessuna donna, a nessun uomo, a nessun bambino. Per favore, abbiate il coraggio di dire di no, di dire basta, di denunciare. Abbiate il coraggio di essere voi stessi e di amarvi sempre.